Siamo in aprile. Quindi, se non sbaglio, è cominciata la primavera. Benissimo, ecco. Allora, visto che si avvia la primavera, un po' stentata magari, un po' incerta, però poi prenderà l'aire, primo di maggio. Beh, per noi il primo di maggio è quasi estate, per noi in Italia. Ma nell'Europa del nord, tra la Francia centrale e settentrionale, la Germania, i paesi germanofoni, la Mitteleuropa, ecco, maggio è in Wunderschön Monatmai, cioè l'inizio della primavera, il meraviglioso mese di maggio, il primo mese di primavera. Noi ci assimiliamo a questa visione media che ha l'Europa, per noi comunque è il mese di marzo, quello che conta è che comunque prima o poi, qua o là, arriva la primavera. Calenda Maya è il primo di maggio. Potete immaginare che un canto meraviglioso di Rimbaud de Vaqueyras, uno dei maggiori trovador in lingua doc, ma anche un nobile, un personaggio importante, dalla vita ricca, piena, e anche fortunato poiché è uno di quei poeti musici dei quali, verso i quali la fortuna è stata meno malevola, cioè è rimasto un certo repertorio che per altri nella stessa proporzione non c'è, ecco, quindi è stato privilegiato in qualche modo, ma forse è stato privilegiato per la bellezza della sua ispirazione, come sentiremo. Questo canto meraviglioso, celebre, che voi avete ascoltato milioni di volte senza sapere che cosa sia, come colonna sonora di film, o anche, ahimè, purtroppo, come musica di accompagnamento pubblicitario a qualche prodotto balneare o qualcosa di simile, ormai non esiste più rispetto per nulla, ecco, è tradizionalmente connesso con un altro canto meraviglioso. Calenda Maya è una estampida, cioè è una musica cantata in forma di danza, che qui viene eseguita perché è nella prassi, nella tradizione, che le musiche cantate del tardo medioevo, sia italiane che francesi, che provenzali, che tedesche, come quelle di Walter von den Vogelweide, possano essere in alternativa eseguite soltanto da strumenti. Subito dopo, dicevo, c'è un'altra melodia celeberrima, luminosa, che si solleva verso il cielo e che anch'essa annuncia il bel tempo all'entrada del tempo clare. Qui veramente pare che, mentre Calenda Maya è molto terrena, molto terrestre, molto, molto sensuale, molto piena anche di eros, qui c'è piuttosto una visione quasi in anticipo botticelliana, direi. Thank you.
libro invece è un libro non soltanto vero, ma è verissimo. È l'Atlante della musica medievale, Atlante nel senso un po' tedesco della parola, ma benemerito peraltro, cioè nel senso, io userei la parola latina thesaurus, no? Il thesaurus della musica medievale significa non già il companion alla maniera inglese, ossia un manuale tascabile di questa mole più o meno, dove c'è tutto l'essenziale, ma veramente l'essenziale un po' liofilizzato, di tutto ciò che noi dobbiamo sapere di qualcosa di un autore di un periodo, tipo le crociate, oppure gli staminali, oppure il diritto ereditario, cioè i più svariati argomenti, ecco, oppure, non so, il thesaurus musicae, come nei paesi anglosassoni, appunto, si chiama appunto companion. Qui invece no, qui le dimensioni sono ambiziose, sono vaste. E quindi si tratta di grandi libri, di grandi opere, per di più multimediali, anche questa è una parola che faccio fatica a dire, dato che se ne fa abuso, ma libri che nascono dalla convergenza di più elementi sensibili che aiutano a riflettere, quindi a esercitare la ragione e la memoria, quindi l'iconografia e per esempio la matematica, i grafici, le mappe, che sono una via di mezzo tra il grafico, la proiezione matematica, e un'invenzione iconica, un'invenzione artistica. È inutile dire, poiché sarebbe forse troppo sostituirsi all'evidenza, è inutile dire che libri di questo genere, perché si legittimino, hanno bisogno di un'alta qualità, e questa volta non voglio usare un'altra parola che io detesto, la parola eccellenza, anche perché ne viene fatto naturalmente un vergognosissimo abuso. Tutte le università si presentano come istituti di eccellenza, insomma, e non costa nulla dirlo, per esempio, no? E oppure le scuole superiori della pubblica amministrazione, e via dicendo. No, qui si tratta veramente di pertinenza e di competenza. I curatori di questo libro, e qui sono costretto a nominarli in un ordine qualsiasi, poiché la loro funzione è stata, sia pure con una differenza di ruoli e di, possiamo dire, di tradizione, di funzione didattica o da discente, maestro e allieva, sono stati nel creare questo libro perfettamente simbiotici. L'ordine alfabetico esiste, se non ci fosse l'ordine alfabetico sarei a posto. In questo caso farò così, per due volte lo nomino questo libro, e la prima volta lo nomino in un ordine e la seconda volta nell'altro, e non... che cosa devo fare di diverso? No, farò così. Allora, qui sulla sopra coperta i curatori sono naturalmente la dottoressa Vera Minazzi, che tutti conoscono, e il professor Alberto Gallo, conoscono, tutti gli studiosi conoscono, e c'è un aggettivo poi specifico che indica anche una dimensione che però non riguarda, attenzione, voglio essere chiaro, non riguarda la linea generale del libro, si parla di un atlante storico della musica nel Medioevo, ma non è una visione cronologica, cioè all'inizio, ab inizio, erat Ecclesia, per esempio, ab inizio erat Gregorius, eccetera, eccetera. No, si tratta di più libri, no? Alla maniera di Borges, è un libro che contiene una quarantina, penso, più, quanti sono i saggi? No, molti di più. Molti di più, 70. 45 che hanno partecipato. Sì, va bene, 45, facciamo 60, più. 60, no, sì, più o meno, più. Insomma, una sessantina di libri, perché ogni saggio è un vero e proprio libro come estensione, su argomenti sì specifici, ma specifici e polivalenti, come per esempio la grande trattatistica musicale nel Medioevo, in Oriente o in Occidente, oppure il ruolo dei benedettini, il che significa allargare il discorso a tutte le abbazie, a tutte le istituzioni governate da benedettini in cui si sia sviluppata un'attività culturale e musicale, e voi capite che a un certo punto si arriva a dei vertici, no, di esperienza storica, come per esempio gli originali, naturalmente non quelli di Orff, che pure non sono affatto brutti, i Carmina Burana, e lo stesso verrebbe per esempio per i Carmina Ribipullensia, no? Quelli di Ripoll, Boiren e Ripoll.
E quindi altissime esperienze fondamentali all'interno di una grande esperienza storica che non riguarda soltanto la musica, per cui questi saggi, questi capitoli sono anche capitoli di storia generale, di storia europea e quindi possiamo dire soprattutto per quell'epoca di storia dell'Occidente. Il rapporto tra musica e matematica e poi il rapporto di musica e matematica con la filosofia. Potrei alzarmi in piedi ma per andarmi. Ma dunque il rapporto tra musica, matematica e filosofia deriva innanzitutto dal fatto che la musica e la matematica, in particolare l'aritmetica, appartengono allo stesso ambito di scienze, cioè le scienze del quadrivio. La derivazione risale ben oltre Agostino, Boezio, e risale alla tarda antichità romana e risale ancora precedentemente, e sì, il quadrivio era sostanzialmente formato come discipline che venivano insegnate all'interno di una concezione globale del sapere che era definita Enclucio Spideia, e questo Atlante è un esempio di Enclucio Spideia proprio reale, cioè qualcosa che riassume in sé tutto, non un'enciclopedia, ma qualcosa che insegna tutto da molti punti di vista, o tendenzialmente una formazione da tutti i punti di vista contemporaneamente, volta alla formazione anche morale del discente. Ebbene, nel quadrivio era formato da musica, aritmetica, geometria e astronomia, ecco che troviamo il primo rapporto tra la musica e l'aritmetica e la matematica, quella che poi in seguito diverrà per noi la matematica. Perché? Perché sono rapporti calibrati, rapporti proporzionali, sia nell'una sia nell'altra, in primo luogo. In secondo luogo perché sia la musica sia la matematica rispondono a un ordine metafisico, cioè riescono a cogliere il movimento delle sfere celesti e a trasformarlo, per coloro che sappiano cogliere questi rapporti, in particolare per quanto riguarda poi la tradizione cristiana, per coloro che li colgano nei rapporti armonici che vi sono tra tutte le cose, ebbene riescono a trasformarlo e a permettere che tali rapporti vengano colti, vengano razionalizzati, vengano resi proporzionali gli uni con gli altri. Il punto di contatto tra la musica e la matematica, per quanto riguarda la tradizione, quantomeno che risale ad Agostino e in seguito in parte anche a Boezio, è la proporzione. Se cogli la proporzione, cogli l'ordine del mondo, se cogli l'ordine del mondo non puoi più esimerti dal seguire quell'ordine che è il significato trascendente della rivelazione, che non puoi più quindi smettere di seguire. Se la domanda fosse questa, perché noi facciamo bene a conoscere il Medioevo? Perché facciamo bene a conoscere e ascoltare questa musica? Lì cosa risponderemo? Questa è ancora più difficile della domanda, già difficilissima, che aveva posto il collega. Non posso rispondere direttamente, magari ci arriverò, ma devo partire un po' prima. Dallo spunto che il collega mi ha offerto circa il sottotitolo di quest'opera, Atlante. Non è solo una formula esteriore eventualmente ricavata dalla letteratura tedesca. Atlante significa attenzione non solamente alla storia, infatti si chiama Atlante storico, ma anche alla geografia, alla distribuzione nel mondo della musica. E poi ritornerò su questo argomento, perché
stiamo lavorando ad altre cose in questa direzione. Come un'occhiata anche sommaria può rendere conto, ci sono nell'Atlante moltissime carte geografiche. Questo non è un dato esteriore, è un dato che riguarda l'impostazione profonda dell'opera, per la quale non saremo mai abbastanza grati sia a chi l'ha inventata, cioè Verminazzi, sia a chi poi l'ha realizzata, cioè Sante Magnoli. Perché questa è una delle caratteristiche di novità di questo lavoro, avere impostato il rapporto con il territorio. Come anche l'esemplificazione che abbiamo potuto sentire oggi dimostra, non è indifferente se una musica sorge in un posto, in un luogo con determinate caratteristiche, nell'ambito di una determinata civiltà che ha determinati valori, oppure in un luogo completamente diverso. Per il Medioevo questa documentazione non è facilmente raggiungibile, nel senso che la maggior parte delle fonti, una volta esistenti, sono andate perdute. Non è un caso che i nostri esecutori suonino a memoria. E così avveniva generalmente nel Medioevo. Cioè la musica veniva imparata a memoria e poi eseguita. Questa era la realtà quotidiana. Poi, eccezionalmente, soprattutto per ragioni didattiche, si è imparato a scrivere la musica, per cui la si poteva insegnare, far vedere agli allievi, eccetera. Però in realtà la musica viveva di questo elemento, come l'abbiamo sentito qui.